Ben ritrovati, benvenuti in diretta su Udinese TV. Siamo a Roccella Ionica, allo stadio comunale Muscolo del centro calabrese, per la partita del campionato juniores del torneo delle regioni 2016. Abbiamo avuto un trasferimento da Chialavalle a Roccella Ionica, in vero assolutamente complicato, sulla statale 106 Ionica, tra camion, tir, impossibilità di sorpassare, sensi unici alternati, lavori in corso, quattro pattuglie dei carabinieri. Siamo arrivati ovviamente solo in questo istante. La partita degli allievi è terminata almeno mezz'ora oltre il tempo prestabilito, e quindi sapevamo che oggi sarebbe stata una giornata complicata a livello logistico. Le tempistiche calabresi hanno reso tutto ancora più difficile. Andiamo in cronaca diretta con la formazione del Friuli Venezia Giulia, che gioca in maglia blu, completo tutto blu, l'11 del mister Gabriele Pecine, contro il Molise, che gioca in maglia bianca. Andiamo a leggere anche lo schieramento messo sul terreno di gioco del sintetico di Roccella Ionica dal mister. Il numero 7 del Friuli Venezia Giulia è Condolo. Il portiere, attenzione, il numero 7 è Condolo, che adesso è in possesso di palle, subisce anche fallo. Il numero 9 è Garzitto. Il numero 6 è il numero 18 è Tomadini, autore del gol qualificazione di ieri a Catanzaro contro la Sardegna. La coppia centrale è formata da capitan in difesa, è formata da capitan Vettoretto con il numero 20 e dal numero 17 Santoro, difensore del Trieste Calcio. In attacco ci sono il numero 15 Paliaga e il numero 2 Alfenore. Poi il numero 13 è Madi, giocatore del Lumignaco, anche lui importante ieri nella vittoria contro la Sardegna. E completa l'11 schierato dal mister anche Disnan, eccolo là, con il numero 8. Sì. Ecco il numero 19, Venturini, del Trieste Calcio, il centrocampista biondo, riconoscibile dalla zazzera bionda. In la formazione del Molise invece, in maglia bianca, si schiera con i difensori centrali, numero 5 Stafieri, numero 7 Durante, poi c'è il numero 17 Maffiola, il numero 16 è Bernardino Tino, in porta c'è Ferrucci, e poi completano l'11 Molisano anche il numero 11 Omar Silla e il numero 9 Marco Diediu. A centrocampo per il Molise anche il numero 6 Tucci. E allora andiamo in cronaca con Venturini, che recupera un pallone, ma c'è un fallo commesso da Santoro ai danni di Silla, che regala il calcio di punizione al Molise. Siamo al Roccella Ionica. Un saluto e un saluto a Alberto, che sta curando le immagini, e a Fabio Di Bernardo, che cura la regia a Udinese TV. Tra l'altro un ringraziamento ai ragazzi di Udinese TV anche per la collaborazione che ci stanno prestando con le sintesi e tutto quello che poi vedete nell'ambito, nel corso delle trasmissioni dell'emittente. Un torneo delle regioni che sta avendo un seguito pazzesco di pubblico, ci sta divertendo molto anche questo intervento da parte di Malusà, che è andato a rimpallare il tiro di Silla. Malusa, portiere della Manzanese, in questo caso si è messo in evidenza davanti alle nostre telecamere con un intervento coraggioso sui piedi dell'attaccante molisano. Dicevamo, un sacco di pubblico, un sacco di contatti anche
visibili sulla pagina Facebook del torneo delle regioni del Friuli Venezia Giulia, curata dal comitato regionale della Federcalcio, e sul sito di FVG Sport Channel, una copertura sostanzialmente totale di questo evento, un evento in cui stamattina i giovanissimi sono usciti con la sconfitta con il Molise, mentre gli allievi con un rocambolesco e emozionante finale di gara sono riusciti a garantirsi la ammissione ai quarti di finale, superando proprio il Molise con un gol all'ottavo minuto di recupero da parte di Martin. Qui deviata la punizione, Malusà smanaccia quel tanto che basta per spedire il pallone sulla traversa e poi sul proseguo dell'azione recuperiamo il possesso. Dicevamo, giovanissimi che hanno salutato la manifestazione, gli allievi invece hanno in extremis conquistato la ammissione ai quarti di finale, addirittura con la testa di serie numero 1 del girone B. Gli juniores sono già qualificati ai quarti, avendo già vinto le prime due partite. Oggi però è importante fare risultato per consolidare questa posizione e guadagnarsi una testa di serie come migliore prima, nell'ambito della complicata gestione delle ammissioni ai quarti di finale, che prevedono le 5 prime e le 3 migliori seconde. Essere tra le migliori prime significa garantirsi la possibilità ai quarti di finale di affrontare una delle seconde invece che una delle altre 5 prime provenienti dai 5 gironi. Vettoretto non rinuncia al suo capitano, il mister Pecile. Friuli Venezia Giulia che comunque oggi opera un robusto turnover, dato che la formazione cosiddetta titolare, però è un termine da prendere col beneficio di inventario, è una formazione che ha lavorato tanto nei giorni precedenti, anche in allenamento. Il mister ci ha davvero dato dentro con la richiesta di sforzo importante ai suoi giocatori. I vantaggi si sono visti nelle prime due partite e anche oggi contiamo che chi ha giocato un po' meno in questo torneo delle regioni abbia voglia di mettersi in mostra, di mettersi in evidenza, di sfruttare l'opportunità di minutaggio per dimostrare di essere all'altezza della situazione. Paliaga sull'out di sinistra, arriva a supporto anche Condolo, ma il pallone è per il Molise. Fisicamente parlando, ce la giochiamo, diciamo, la conformazione fisica dei giocatori è più o meno la stessa. In difesa il trio formato da Santoro, Vettoretto e Colussi ha davvero un impegno probante contro i due neri del Molise, che sono Silla e Diadiu. Due giocatori che a livello fisico hanno fibre muscolari veloci, basta vederli, li si vede proprio a occhio. Il cross di Tomadini rimpallato, ma c'è anche un'irregolarità che garantisce il calcio di punizione al Molise. Partita che ha dei ritmi abbastanza blandi. Molise ha comunque impegnato in un paio di circostanze Malusà, nella seconda delle quali addirittura colpendo la traversa, per cui ci siamo salvati in quella circostanza. Un saluto anche a chi ci sta seguendo in streaming sul sito udinese.it, la web TV di Udinese TV. Gazzito, un paio di rimbalzi con il pallone che poi viene riconquistato dal Molise, che lancia Silla, eccellente lo stacco di testa di Santoro che anticipa il movimento dell'attaccante molisano, subisce anche fallo il numero 17 Santoro, gioca con il Trieste Calcio. Può riprendere Malusà con l'assist per Vettoretto. La
Santoro verso Alfenore, ma il pallone è ancora riconquistato dal Molise. La discesa sulla destra di Tino, ribattuto il colpo del numero 16, che poi colpisce il pallone con la mano involontariamente, ma è un fallo, è un calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia. Ancora da Tomadini a Pagliaga, in qualche modo la palla arriva all'Alfenore sul, che è bravo a tenere la palla in campo, questi Condolo, cross al centro, Madi, le finte del giocatore del Lumignacco, alto cross, Condolo al volo, non incrocia la palla, anche perché il difensore riesce ad arrivare per primo, poi salva la situazione Santoro con un colpo di testa che impedisce l'intervento di Silla, rimasto Condolo dolorante in area di rigore. Si rialza comunque il giocatore del tricesimo. Ne approfittano i giocatori per andare davanti alle panchine a bere un po' d'acqua. Temperatura attorno ai 18 gradi saranno circa, c'è una leggera brezza che favorisce anche una buona ossigenazione. L'umidità però, il tasso di umidità è più elevato rispetto a quanto abbiamo trovato stamattina a Chiaravalle. L'arbitro aveva fermato il gioco per sincerarsi sulle condizioni di Condolo, quindi adesso scodellerà il pallone che Silla concederà a Malusà, fair play in campo. Si riprende con il rilancio del portiere della Manzanese. Sarà interessante anche capire queste fasi di studio, come si trovano i giocatori in campo. Questo tipo di line-up del Friuli Venezia Giulia non ha tantissimi minuti insieme, se non in allenamento. Certamente il mister Pecile avrà provato stamattina nel training qualcosa, però l'intesa è tutta da costruire ancora tra i giocatori in questo momento in campo. Venturini, il lancio verso Pagliaga che si impegna con uno scatto verso la bandierina del calcio d'angolo. Pallone troppo lungo, si riprenderà con la rimessa dal fondo per il Molise. Qui allo stadio Muscolo di Roccella Ionica c'è anche un discreto pubblico, saranno centinaio di persone circa. Friuli Venezia Giulia già qualificato alla fase successiva. Perdiamo palla ancora con Tomadini che lancia un pallone un po' a casaccio in avanti sperando che Pagliaga e Alfenore riescano a intervenire. Il pallone però è per il Molise, ma l'efficace copertura di Tomadini frena ancora l'avanzata del Molise. I nostri avversari sono comunque sempre in possesso palla. Tomadini, autore del gol ieri. La curiosità del gol di Tomadini è dettata dal fatto che lui è tutto sinistro, non usa il piede destro neanche per stare in piedi ancora un po', e ieri ha segnato proprio di destro, un bel gol. È stato salutato con grande questo no, è un cartellino giallo inevitabile per il fallo subito da Garzitto. Entra sul taccuino dell'arbitro il numero 17 del Molise, Maffiola. Dicevamo Tomadini salutato, il gol di Tomadini è stato salutato con grande entusiasmo dai suoi compagni di squadra. Gol di destro di Tomadini, forse per quello che piove un po' dovunque in Friuli Venezia Giulia. Una volta tanto che Tomadini è riuscito a segnare con il piede destro, è un evento storico. Quindi amici del Friuli, se state soffrendo la pioggia è colpa di Tomadini che ha segnato di destro. Ancora il Molise in attacco, Vettoretto, e con la collaborazione dei suoi colleghi di reparto riesce a frenare l'avanzata molisana e poi
Paliaga lotta corpo a corpo con Durante, alla meglio il difensore molisano. Molise che prova a sfondare sulla sinistra, messa laterale per i nostri avversari. Silla mantiene il possesso, palla arriva a Tino che scarica un sinistro sul quale è eccellente la scelta di tempo nell'intervento di Garzitto. Adesso il Molise insiste, preme con una pressione però sterile. Malusa esce dai pali, chiama la palla, lo protegge Vettoretto. Garzitto al Fenole, interviene anche Madi, guadagniamo una rimessa laterale, sale Colussi per la lancia lunga gittata, c'è Venturini lì pronto per ricevere, riceve invece Madi che duetta con Colussi, Colussi tenta il cross, guadagna il calcio d'angolo, andrà Condolo a batterlo. Calcio d'angolo con Condolo alla battuta, assemblamento nei pressi del dischetto del rigore, tutti i saltatori pronti ad intervenire, pallone sulla testa di Colussi ma poi sui rimpalli contrasti, l'arbitro fischia un calcio di punizione per il Molise, quindi vanificata l'azione offensiva del Friuli. Come al solito va riposizionato il pallone per il calcio di punizione. Lancio lungo verso Tino che però era in posizione irregolare. Infatti così a occhio croce questo fuorigioco l'ha visto solo il guardialine. Infatti ha destato un po' di perplessità in tribuna questo fischio, questa decisione, tant'è che comunque palla per il Friuli Venezia Giulia, lancio di Venturini verso Madi, Madi prova a tenere la palla in campo ma il difensore molisano protegge la rimessa laterale. Adesso però è il Friuli Venezia Giulia che sta schiacciando il Molise nella metà campo d'attacco dei nostri, che oggi sfoggiano una divisa completo tenuto blu. Santoro, Tomadini chiama ancora in causa Santoro, gli viene incontro Venturini, Santoro dice no, vado io, palla al piede, poi lancio verso Tomadini ha un bel controllo di petto, entra in area di rigore, il cross debole verso il centro, non impatta bene, occhio che Tomadini è andato a ribaltarsi oltre il cordolo a bordo campo sullo slancio è finito proprio nella zona, c'è uno scalino anche lì per cui da verificare le condizioni del numero 18. D'inerzia sullo slancio si è ribaltato, proprio inciampato Tomadini, lo vedo comunque muoversi senza troppi problemi, un po' indolenzito ma credo che c'è stato anche un cenno da parte dei Sì, c'è stato anche un cenno da parte di Alessandro Talotti dei sanitari. Tomadini si rialza prontamente, per cui a casa tutti tranquilli, Tomadini sta bene e giocherà, rientrerà di nuovo in campo, e quello lì è già in piedi e raggiunge
la posizione per rientrare poi in campo, meglio così. Vettoretto svetta di testa, il pallone per il primo Modise che al momento è in superiorità numerica. Tomandini entrerà solo tra qualche istante. Pagliaga va in pressione, è ancora Vettoretto, ancora di testa, devia un pallone, impedisce a Silla di entrare in possesso di palla. Avanza il Molise con Tino suo sinistro, arriva dal rigore, attento Vettoretto, ma la palla sta per arrivare sui piedi di Maffiola. Prezioso l'intervento di Garzitto che devia il pallone in calcio d'angolo, rientra prontamente Tomadini al suo posto in difesa e torniamo in parità numerica, sempre 0-0 qui allo stadio Muscolo di Roccella Ionica questo pomeriggio nella terza giornata del campionato juniores al torneo delle regioni 2016, la 55esima edizione, una kermesse che al momento ci consente di festeggiare di sicuro l'avanzata ai quarti di finale degli allievi di Furlano, mentre hanno già salutato la competizione i giovanissimi di Albanese e le ragazze del Mister Poli. Grande uscita di Malusà, importante, tra l'altro autoritario, ha chiamato la palla, la brancata impresa, poi ha subito anche il fallo il portiere della Manzanese. Ci sarà il calcio di punizione già battuto, mette in movimento i nostri centrocampisti. Vettoretto subisce una carica, secondo l'arbitro tutto regolare, anche se cenno d'intesa tra il capitano e il fischietto. Sale Malusa, guarda Vettoretto, Santoro, Tomadini gol di libertà sul lato di sinistra qui sotto la tribuna. Buon movimento di Condolo, Condolo va in dribbling, poi Tomadini trovato in posizione troppo avanzata dal pallone, restiamo comunque in possesso con la rimessa laterale. Si effettua davanti alla panchina di Gabriele Pecile e dei suoi collaboratori. Venturini, passaggio in avanti per Pagliaga, Pagliaga si accentra, scarica il destro sul quale interviene incrociando sulla traiettoria il difensore centrale molisano. Durante, ancora Pagliaga a lottare con Di Fortunato, il fallo è del giocatore del Trieste Calcio. Calcio di punizione per il Molise. Pallone verso Diadiu. Madi che con un solo movimento recupera il pallone e poi fa ripartire i nostri al Fenole. Sempre verso Madi. Madi si invola sulla destra, ingaggia un duello corpo a corpo con il numero 13 molisano Cristian Giunti. Poi Vettoretto anticipa ancora Silla. Taccio di punizione per il Molise. Se ne incarica Di Fortunato. Pallone direttamente nella zona di Santoro che di testa favorisce l'intervento di Malusa. Siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la fine del primo tempo. Al termine dei primi 45 minuti di gioco daremo la linea alla regia. Poi consiglio anche dettato dalle tante segnalazioni che ci arrivano, tant'è che abbiamo anche scaricato la batteria del cellulare e solo adesso siamo riusciti a rimetterlo in carica. Il consiglio che diamo a Fabio in regia è quello di far vedere i gol dei giovanissimi, cioè i gol dei giovanissimi e degli allievi di stamattina. Vi ricordo che i giovanissimi sono usciti dal torneo, mentre gli allievi hanno guadagnato in assoluto extremis la qualificazione ai quarti di finale. Movimento palla per il Friuli Venezia Giulia, porta avanti Santoro. Molise sta giocando
senza grande furore agonistico. La partita in realtà non ha neanche da dire, soprattutto per il Friuli Venezia Giulia, ma come dicevamo prima in apertura di collegamento, può essere importante per il Friuli Venezia Giulia vincere questa gara anche per garantirsi una testa di serie ancora più qualificata, perché secondo la formula del torneo vengono ammesse ai quarti di finale le prime di ognuno dei cinque gironi più le migliori seconde, e essere una delle migliori prime garantisce l'opportunità di affrontare i quarti di finale nel sorteggio pilotato una delle tre migliori seconde e non certamente un'altra prima. Quindi può avere un'importanza rilevante il fatto di vincere anche questo incontro con il Molise. Bello il palleggio di Venturini, palla però viene gestita male da Pagliaga, la recupera Di Fortunato. Siamo sempre 0-0 qui allo stadio Muscolo di Roccella Ionica. Il fallo a metà campo di Alfenore, che ha fermato il pallone con la mano. C'è comunque solo la rimessa laterale, risultato involontario il tocco del numero 2 della gioca con la San Vitese. Un Alfenore che abbiamo visto protagonista una settimana fa in quel di Manzano per la San Vitese sfortunato play-out che ha sancito la retrocessione della formazione del mister Tomei a vantaggio della manzanese del mister Tortolo. È stato campionato di eccellenza, una delle esclusive di Udinese TV per questa stagione. La palla carambola oltre la linea di fondo e quindi si riprenderà con la rimessa per Malusà, che chiama in causa Tomadini. Santoro viene incontro Venturini. No, Santoro, Venturini non deve essere simpatico perché si propone sempre il numero 19, ma Santoro non lo degna di un passaggio. Eccolo, finalmente Venturini che riceve. Lancio verso Pagliaga. Pagliaga ha il problema di girarsi perché è sistematicamente raddoppiato il centravanti del Trieste Calcio. Questi è Tino. Poi Tomadini è uscito dal campo, quindi la palla viene riconsegnata al Molise per la rimessa laterale. Pallone verso Diediu. Questo è Silla. Vettoretto è sempre al posto giusto nel momento giusto. Sale Colussi sulla corsa per Madi. Guadagniamo un altro calcio d'angolo. Sale Vettoretto per il colpo di testa. Restano in difesa Santoro e Tomadini a guardia della pericolosa presenza di Insa Diediu, anzi è il numero 11 Omar Silla. Calcio d'angolo, se ne incarica gol, e c'è il gol per Colussi, che era indisturbato sul secondo palo, e Colussi la butta dentro su calcio d'angolo direttamente. In quei casi lì mi aspetto sempre l'uscita del portiere, dal momento che dovrebbero essere sempre del portiere i cross nell'area piccola. La difesa del Molise è rimasta abbastanza immobile e Colussi non si è fatto pregare per realizzare il gol che porta in vantaggio il Friuli Venezia Giulia. Un tapping facile facile di destro, piattone nell'angolino. Friuli Venezia Giulia 1, Molise 0. Riprendono la contesa. Finisce qui proprio il primo tempo con dunque il Friuli Venezia Giulia, che ha messo nel finale dei primi 45 minuti di gioco, ha messo la partita sui binari giusti. Vanno negli spogliatoi i giocatori di Pecile in vantaggio per 1-0 e noi ne approfittiamo per sistemare un po' di cose, per settare un po' gli ingranaggi e iniziare
il secondo tempo con la telecronaca della terza e ultima partita del girone di qualificazione B nel campionato riservato agli juniores del torneo delle regioni 2016, questa 55esima edizione che per il momento per la squadra di Mister Pecile ci sta dando eccellenti ed enormi soddisfazioni. Ci sentiamo tra una decina di minuti circa al termine dell'intervallo per l'inizio del secondo tempo. A dopo. Siamo di nuovo in diretta dallo stadio Muscolo di Rocella Ionica, provincia di Catanzaro, per il secondo tempo della partita del torneo Juniores, torneo delle regioni 2016, la 55esima edizione. I nostri Juniores stanno vincendo per 1-0 contro il Molise, gol di Tomadini praticamente nell'ultimo minuto del primo tempo. Sì, scusate, gol di Colussi, ero rimasto ancora ieri. Gol di Colussi all'ultimo minuto del primo tempo che ci sta garantendo il vantaggio. Andiamo a leggere anche sugli altri campi, c'è l'Emilia Romagna in vantaggio sulla Sardegna per 1-0 ed entra nelle fila del Molise il numero 19 Andrea Gentile, classe 1998. Abbiamo fischio dell'arbitro in questo momento per l'inizio del secondo tempo. Un saluto anche a Alberto che cura le immagini e a Fabio in regia Udinese TV. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo sia su Digitale Terrestre in diretta sulla nostra emittente sia su web streaming sul sito udinese.it. Friulanese Giulia che inizia col possesso palla del secondo tempo. Pecile ha mandato in campo gli stessi 11 che hanno chiuso la prima fazione di gioco, vale a dire Malusa tra i pali, il trio difensivo composto dal numero 6 Colussi, il goleador di oggi, capitan Vettoretto e il numero 17 Santoro. Un centrocampo con partendo da destra il numero 13 Madi, il numero 19 Venturini, il numero 9 Garzitto e sull'altra di sinistra c'è Tomadini, mentre in attacco ci sono Alfenore e Paliaga. Un Friuli Venezia Giulia al momento imbattuto. Davvero i commenti della vigilia davano la formazione di Pecile come possibile protagonista, però credo che i risultati ottenuti, soprattutto il livello del gioco espresso nella prima partita contro l'Emilia Romagna, hanno convinto tutti delle possibilità di questo gruppo che col passare del tempo, mentre Malusà va a bloccare in presa il tiro di Omar Silla, dicevamo col passare del tempo il gruppo di Pecile sta dimostrando di poter recitare un ruolo importante in questo torneo anche con ambizioni. Abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa prestazione espressa contro l'Emilia Romagna, qui Venturini ha toccato con la mano e quindi palla persa per il Friuli Venezia Giulia, e abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa prestazione contro l'Emilia Romagna nel turno d'esordio. L'Emilia Romagna annichilita dai gol di Guerra in apertura e di Zolia all'inizio del secondo tempo. Guerra e Zolia, mentre Molise perde palla perché è uscita dal campo, ci sarà la rimessa laterale per Tomadini. Guerra e Zolia che sono in panchina, tra l'altro Guerra è stato protagonista di uno spiacevole episodio oggi, perso le scarpe da gioco. Diciamo perse, non vogliamo dire nient'altro perché insomma. Nel frattempo
mentre il portiere del Molise Ferrucci va a recuperare il pallone. Possiamo godere anche delle meraviglie di Rocella Ionica, la Rocca che domina lo scorcio di Marionio su questa costa ionica che stiamo scoprendo un po' alla volta. Sono dei posti incantevoli, soprattutto un bellissimo mare che già in questi giorni di fine maggio brulica di turisti calabresi che approfittano, escono dalle città e dai centri abitati più numerosi, più affollati, per godersi questo mare limpido, Marionio. Mi verrebbe da dire magari potessimo godercelo noi, ma 6 ore di diretta al giorno sono tali che ci impediscono di poter godere delle meraviglie naturali. Sarà per la prossima volta. Intanto godiamoci le meraviglie in campo dei nostri ragazzi, soprattutto questi juniores del mister Pecile. Mi stanno facendo divertire, spero che facciano divertire anche voi che siete davanti ai teleschermi a tifare per Capitan Vettoretto e compagni. La palla è uscita, Colussi non è riuscito a mantenerla entro il rettangolo di gioco. Ci sarà la rimessa laterale per il Molise. Domani vi ricordo che c'è giornata di riposo e quindi le formazioni non avranno impegni agonistici. Ci saranno comunque gli allenamenti, perché sono sicuro che tutti gli allenatori chiederanno lavoro supplettivo nel giorno di riposo. Noi comunque non avremo partite da darvi in diretta, cercheremo nel limite del possibile, con la logistica che ci impone il villaggio in cui siamo alloggiati, con orari strani, colazioni fissate a una data ora e poi quando poi in realtà ci si trova a bere il caffè solo un'ora e mezza dopo, perché qui i tempi di apertura dei bar non seguono l'andamento, le esigenze soprattutto delle squadre che giocano il torneo delle regioni. Poi anche gli allenatori stanno, anche per evitare il grande caldo durante la giornata, fanno allenare i ragazzi di mattina molto presto, e gli spostamenti con i pullman non sono del tutto agevoli, perché sulle impervie scoscese stradine dell'entroterra ionico. Io faccio i miei complimenti agli autisti dei pullman barburini che riescono a infilare le corriere e i pullman in spazi assolutamente angusti, a tutto svantaggio però della velocità di spostamento, e oggi ne abbiamo avuto una chiara dimostrazione. Va al tiro Paliaga, però era in posizione irregolare l'attaccante del Trieste Calcio e quindi vanificata la sua iniziativa, in ogni caso fuori dallo specchio della porta. Domani cercheremo di regalarvi un po' di backstage dal torneo delle regioni, soprattutto andremo alla scoperta delle formazioni juniores e allievi che da giovedì saranno impegnate nei quarti di finale, quarti di finale che seguiremo ovviamente in diretta su Udinese TV, anche con la possibilità di seguire in streaming le partite, quindi non vi facciamo mancare nulla. E un ringraziamento in questo caso va all'emittente che ci mette nelle condizioni di regalarvi lo spettacolo del torneo delle regioni in modalità live. Condolo recupera un pallone sulla sinistra, Venturini alza la testa, chiama in casa Paliaga, però raddoppiato, ci sono solo maglie bianche attorno a Paliaga, recupera il possesso di palla al Molise. Questo è Meo, fa giro palla il Molise, Staffieri chiamato in causa, Diediu, poi Paliaga non riesce ad agganciare il pallone, si impegna con Venturini, la doppio difensivo, c'è un fallo
proprio da parte di Staffieri, che offre al Friuli Venezia Giulia un calcio di punizione dalla linea di metà campo. Si incarica Vettoretto. Venturini. Colussi, Vettoretto. Possesso palla dei nostri. Avanza Santoro, ma il pallone non aggiunge Tomalini, allora Santoro deve cercare di metterci una pezza. Riparte il Molise in ripartenza dalla propria tre quarti, rimpallato il tentativo di Fortunato, ancora al Fenone sul pallone, scivola Venturini al momento di calciare, ne approfitta Di Fortunato sul lato di sinistra per Tino, passaggio di ritorno viene intercettato da Venturini. Garzitto, anche lui qualche problema di disimpegno. Tomadini, lancio lungo verso Alfenore, anticipato da Staffieri. Alfenore si impegna ancora, ma il pallone arriva dalle parti del portiere Molisano. Portiere Molisano, classe 97, Pescolla. Madi, con un preziosismo di tacco, riesce a mantenere il possesso della palla. Vettoretto. Il mister Pecci le chiede ai suoi di attaccare lo spazio. Eh sì, perché siamo in vantaggio per 1-0, ma abbiamo l'opportunità di approfittare di qualche smagliatura difensiva del Molise, soprattutto sulle fasce laterali, zona in cui insistiamo poco rispetto alle nostre caratteristiche. C'è un cambio per il Molise, entra il numero 14 Mario Di Lullo al posto del numero 17 Andrea Maffiola. Vediamo dove va a sistemarsi Mario Di Lullo, classe 98, va a dare supporto agli attaccanti. Quindi arretra di qualche passo Insa di Ediu e Di Lullo va a fare compagnia in attacco a Omar Silla. Qui interviene Malusa al limite dell'area con estrema tranquillità, mette subito in moto i suoi difensori. Il lancio di Colussi nella zona di Pagliaga, prova a intervenire al Fenole, anticipato. Fenole ha preso un colpo, ma viene aiutato proprio dall'avversario a rialzarsi. Ancora Friuli in possesso di palla. Madi sventaglia un campanile sull'altro lato, interviene però il Molise che riparte con Diego Tucci. Ancora Madi si impegna in fase di contenimento, sale Molise con Tino, non c'è fallo, anzi sì, ai danni di Omar Silla. Sale Bernardino Tino per il calcio di punizione, nella zona delle operazioni c'è anche Oreste Di Fortunato, il numero 8. Qualche indicazione da parte del mister del Molise Marco Maestri Pieri. Chiedono la distanza anche i due molisani, segnale che vogliono forse provare qualcosa. Natone Alfenore era già lì col colpo d'occhio. Alfenore e Madi sono i due più piccoli nello schieramento di Pecile. Venturini allontana di testa, ancora Alfenore non riesce a ripartire. Ci riproviamo con Garzitto che lancia verso Madi. Madi non buca lo primo schieramento difensivo, e poi Staffieri in qualche modo fa arrivare il pallone dalle parti di Gentile. Gentile ha battuto sulla tre quarti, Garzitto senza fallo, poi Di Fortunato incoccia sulla schiena di Vettoretto e poi c'è il calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia. Era in posizione regolare uno degli attaccanti molisani.
Calcio di punizione si incarica direttamente Malusa nella zona Limadi. Colpisce di testa Tino, regalandoci la rimessa laterale dalla tre quarti. Si fa vedere Venturini. Venturini spinto da Diediu. Poi a sua volta Diediu subisce il fallo di Venturini. No, invece c'è la trattenuta da parte del numero 9 che protesta un po' con il fischietto, ma se non era fallo prima non è fallo neanche questo. Pallone sulla sinistra per Tomalini. Atterrato Condolo. L'arbitro è vicino alla zona delle operazioni, quindi immediatamente sanziona il fallo che ci offre un altro calcio di punizione, stavolta sulla sinistra. Tutti i giocatori assemblati al limite dell'area, c'è Pagliara in fuorigioco, dovrà rientrare a fare qualche blocco per uno dei saltatori. Vedo bene posizionato Colussi. Il pallone viene invece intercettato direttamente sul calcio di punizione, può ripartire Silla. Lo accompagnano bene verso la linea di fondo Madi e Garzitto, i due giocatori del Lumignacco. Fanno un ottimo movimento di contenimento e permettono all'intera formazione del Friuli Venezia Giulia di riposizionarsi in difesa. Questa è una rimessa da invertire. Tanti errori abbastanza veniali da parte dei giocatori. Queste delle rimesse invertite sono tipiche di una situazione di poca esperienza e poca malizia. Pagliaga si porta la palla sul fondo e regala il rinvio da fondo campo a Gaetano Pescolla, portiere classe 97 del Molise. Sempre 1-0 a Roccella Ionica allo stadio Muscolo. Sui terrazzi delle case circostanti il campo sportivo vedo che si sta godendo la partita anche qualche tifoso non pagante. Silla cross al centro, libera Garzitto col pallone che arriva direttamente in mano a Hermes Canciani, che è qui in tribuna a vedere la partita assieme a tutti gli altri dirigenti del Friuli Venezia Giulia. C'è Vincenzo Cisilin, c'è Dionisio Zolat, c'è Lucio Bortolotti, ci sono tutti. C'è ovviamente Antonino De Blasi, responsabile della comunicazione del Comitato Regionale della Federcalcio. E un saluto anche a Claudio Zoratti, da Claudio Rinaldi, scusate, che Claudio Rinaldi che ha preferito rimanere in albergo per concentrarsi sui pezzi che sul Messaggero Veneto di domani leggeremo riguardo alle squadre dei giovanissimi e soprattutto degli allievi che hanno con una partita epica guadagnato la missione ai quarti di finale. Claudio Rinaldi che sul Messaggero Veneto sta dando copertura completa alla manifestazione. Mi piace anche sottolineare l'impegno che un po' tutti i media che si occupano di calcio in Friuli Venezia Giulia stanno dando a questa manifestazione, stanno tutti guardando Udinese TV, questo mi riempie d'orgoglio. Spero che i miei racconti e soprattutto le immagini che vi arrivano dalla Calabria possano dare l'opportunità a tutti di vivere anche non solo quello che succede sul campo ma l'atmosfera proprio del torneo delle regioni. Un'iniziativa sempre unica della Lega Nazionale Dilettanti, della Federcalcio, che ogni anno organizzano in varie parti d'Italia questa kermesse. Si parla anche di renderla biennale,
e non ogni anno ma ogni due anni, capiremo con i prossimi consigli federali cosa succederà nelle prossime stagioni. C'è il fuorigioco di Tomadini che protesta, ma ce ne siamo resi conto tutti. Dicevamo, torneo delle regioni che potrebbe diventare biennale, questa è una delle proposte al vaglio dei prossimi consigli federali, vedremo cosa andrà a succedere. Nel frattempo ci fa piacere essere qui e goderci questa edizione 2016, 55esimo torneo delle regioni, che torna in Calabria 25 anni dopo l'ultima volta. Anche allora c'era il presidente Cosentino, Deus ex machina della manifestazione, mentre Madi cerca l'1-2 con Paliaga, si chiude però la difesa del Molise, ci sono Colussi e lo stesso Madi in raddoppio difensivo, commettono fallo, non so bene chi tra Colussi e Madi, ma uno dei due ha commesso fallo. No, la palla invece è uscita, quindi è rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. Eh sì, infatti mi sembrava di non aver visto alcun fallo, di aver rilevato alcun fallo in quella circostanza. Madi tocca con la mano. Ma si può sapere cosa ha fischiato l'arbitro? No, abbiamo un'altra rimessa laterale. Sempre Madi. Prova il traversone rimpallato. Venturini la butta dentro. Prova a intervenire Condolo che allarga su la sinistra, sul cross non interviene Madi, batti e ribatti nell'area molisana, non grande gioco in questa fase dell'incontro, ma siamo in vantaggio per 1-0 e al momento ci va bene così. Venturini butta via un pallone, prova ad approfittarne di Adiu e lo stesso Venturini rinviene su di lui, regala comunque il calcio d'angolo al Molise. Sale di Fortunato per la battuta dalla bandierina. Calcio d'angolo che incoccia sugli stinchi di Silla. Occhio che si è fatto male. Si è fatto male da solo Tomadini, ma insomma non pare nulla di gravissimo. Infatti si è rialzato immediatamente. Altro calcio d'angolo per il Molise. Mentre l'Emilia Romagna ha raddoppiato sull'altro campo. Col suo rigore. Qui la palla va direttamente oltre la linea di fondo. Così, di primo acchito non mi sembra tanto regolare quel cordolo che c'è un metro dopo la linea di fondo. Anche perché spesso e volentieri i giocatori arrivano lì di slancio e si trovano questo pezzo di cemento che delimita le radici degli alberi posti dietro la porta. Nel frattempo il Molise fa uscire Silla, al posto del quale entra il numero 4 Antonio Collecchia, classe 1997. Il rinvio di Malusà. Poi Silla commette fallo su Vettoretto che stava proteggendo la rimessa da fondo campo. Calcio di punizione per Malusà.
quasi alla mezz'ora di gioco in questo secondo tempo. Dimessa laterale per il Molise. Colussi intercetta di testa, si impegna Venturini, Vettoletto la mette giù, pallone per Alfenole. Fenome però viene rimontato da Tucci, poi Madi riconquista un pallone sul contrasto, un filtrante per Pagliaga sul quale però fanno un'ottima diagonale difensiva Meo, ancora al Fenome, ancora centro area e ancora un rinvio anticipato Pagliaga. Venturini, cross al centro, stacca di testa a Condolo, pallone che si spegne sul fondo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo campo del portiere molisano Gaetano Pescolla. Altro cambio per il Molise, uscirà il numero 8 Di Fortunato, al posto del quale entra il numero 20, classe 97, Davide Luigi Buonavoglia. Di Fortunato esce un po' sconsolato. Rimessa laterale per il Molise, sempre a caccia del gol del possibile pareggio. Ma Firenze Giulia si sta difendendo con ordine e pur non riuscendo a sviluppare trame offensive degne di questo nome, sta comunque gestendo senza troppi problemi il risultato. Venturini, superato di testa da Buonavoglia, il pallone poi arriva sui piedi di Tino, svirgola un destro che si impenna sopra la traversa della porta difesa da Malusa. Siamo ormai in prossimità della mezz'ora di gioco, sempre 1-0 per il Friuli Venezia Giulia sul Molise. Nell'altra partita la Emilia Romagna ha raddoppiato e vince dunque 2-0 nei confronti della Sardegna. Condolo va a contendere un pallone ad alta quota a Tucci, commette fallo il giocatore del tricesimo. Tricesimo che è arrivato secondo nella stagione regolare del campionato junior del girone A. Per un'inezia il Fraibano è riuscito a sopravanzare i tresemani del presidente Sorrentino. Occhio a Silla che arriva dietro le linee nemiche. Vettoletto chiamava il fuorigioco. Santoro voleva il fuorigioco. Fatto sta che Silla si è trovato a tu per tu con Malusa, poi ha colpito male il pallone, si è spento sul fondo. Disattenzione per la nostra retroguardia, infatti qualche urlo ben assestato del mister Pecile sveglia un po' i giocatori in maglia nera. Sale Venturini, si resta sul lato, chiamato in causa Tomadini. Tomadini si accentra, Tomadini, un dribbling, un altro, entra in area Tomadini, il cross, si fa male Tomadini, un infortunio muscolare, un crampo probabilmente, si rialza Tomadini, Madi, ha anticipato Venturini, adesso siamo scoperti, fa la diagonale difensiva Garzitto, con Buonavoglia che arriva al limite dell'area, eccellente ripiegamento di Garzitto che costringe al largo il numero 20 molisano che poi finché si insultano tra di loro perché la palla non se la passano, a noi va bene così. Palla persa per il Molise e recuperata da Malusa.
bisogna dire la verità che se un mio compagno di squadra mi redaguiva così in campo, poco mancava che lo appendessi al muro. Evidentemente questi ragazzi sono abituati diversamente. E adesso sulla pressione di Pagliaga, il Molise ci regala una rimessa laterale in zona d'attacco. Sale Colussi, autore del gol del Friuli Venezia Giulia nello scadere del primo tempo, per la rimessa laterale. Pagliaga si gira, ma il suo cross viene smorzato. Altra rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. Sempre Colussi per Venturini. Madi fa possesso palla, metteremo Colussi che scodella un cross al centro, troppo sul portiere, interviene Pescolla, mette subito in moto sulla destra Gentile atterrato da Garzito, che sta facendo un grosso movimento a centrocampo, facendo il pendolo tra la fascia destra e la fascia sinistra. In questo momento Garzito occupa il centro sinistra con Venturini centrale e Colussi sulla destra. Schieramento 4-3-2-1 per Pecile. Madi che mi sembra più pimpante dei nostri in questa fase dell'incontro, recupera la palla al Fenore. Pagliaga, bella combinazione dei nostri. Altra rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. Quando possiamo distenderci così con il fraseggio e i tocchi veloci, approfittiamo di un Molise piuttosto statico in fase di contenimento. Sarebbe il caso di approfittare di questa situazione. Pagliaga in area di rigore, colpo di tacco verso Madi, un preziosismo di Pagliaga. Poi Colussi tiene il pallone, corpo a corpo con l'altro numero 6 Tucci. Esce il Molise, ripartenza che vede il protagonista Tino, numero 16 si accentra, c'è Garzito davanti a lui, Silla, passaggio verso Gentile, intercettato. Adesso il Molise che preme, Friuli Venezia Giulia che pensa a difendersi con quasi tutta la formazione rintanata nella propria metà campo, e Pagliaga va a disturbare il rinvio guadagnandosi una rimessa laterale che dà l'opportunità di un cambio a mister Pecile. Entra il bomber Zolia al posto di Pagliaga. Sì, quindi esce Pagliaga, stesso ruolo per i due, anche se diverso il modo di interpretare il ruolo di prima punta o di punto di riferimento offensivo. Zolia più centravanti classico, Pagliaga più centravanti di movimento. Zolia sfrutterà anche la stazza fisica per provare a mettere in difficoltà i centrali difensivi del Molise. Condolo non riesce a entrare in possesso di palla. Molise sviluppa la propria trama sulla sinistra. Colecchia, questi è buona voglia, cambia gioco, pallone arriva a Gentile, raddoppiato anche Gentile, c'è il corner per il Molise, l'ultimo a toccare è stato Tomadini. Quindi salgono un po' tutti, compreso Zolia che viene in ripiegamento difensivo per sfruttare la sua mole in fase difensiva. Calcio d'angolo per il Molise. Svirgola il pallone, poteva essere pericoloso, poi Malusà va a bloccare l'impresa. Svirgola e cica il pallone Tucci, era un tiro a colpo sicuro, il pallone però troppo alto, quindi con il colpo era mal posizionato. Qui Condolo guadagna una rimessa laterale.
di fatto in questa proiezione offensiva del Friuli Venezia Giulia, ma ormai la partita sta stancamente veleggiando placida verso la fine dell'incontro, un incontro che senza troppi patemi stiamo gestendo. Molise è pericoloso in fase di ripartenza, ma fino a questo punto la difesa di Pecile ha letto bene. Adesso ancora Malusa che esce, su c'è anche un fallo in attacco per Meo che ha atterrato Tomadini. La rete uguale di Pecile, stavamo dicendo, sta gestendo bene l'incontro, tutto sta però a mantenere la concentrazione fino al 45esimo. Lancio di Condolo verso Madi, troppo lungo. Madi è generoso, ci prova, ma non riesce a mantenere il possesso di palla, il pallone dentro il terreno di gioco. Scarseggiano anche le note di cronaca, allora ne approfittiamo per andare a leggere la classifica del torneo juniores con l'Emilia Romagna che, avendo raddoppiato, l'Emilia-Romagna avendo raddoppiato sulla Sardegna sale a quota 6 per quanto riguarda il girone B. Cambio ancora per Pecile, esce Venturini al posto del quale entra il numero 16 Piccolotto. Diciamo che Venturini ha sfruttato bene questa opportunità di minutaggio, corso parecchio, ha dato buone geometrie al centrocampo del Friuli Venezia Giulia. Allora l'Emilia Romagna con questo successo sulla Sardegna sale a quota 6 punti. Dicevamo, l'Emilia Romagna sale a quota 6 punti con questo 2-0 sulla Sardegna. Il Molise a quota 0, Friuli Venezia Giulia, in attesa del fischio finale di questo incontro, dai 6 punti che aveva rimane imbattuto e quindi sale a quota 9. Friuli Venezia Giulia che dunque è una testa di serie qualificata e solida. Vettoretto va giù duro, altrettanto fa l'ottimo intervento di Santoro, anche se poi non riesce il lancio verso Zolia. Poi ancora Santoro che, per evitare problemi, manda il pallone direttamente nel parcheggio dello stadio Muscolo. Rimessa laterale per il Molise. Quindi Friuli Venezia Giulia 9, Emilia Romagna 6, Sardegna 3, Molise 0. Molise che, vedete, ha un attacco piuttosto sterile anche in questo caso. Tiro ciabattato, nessun problema per Malusa che è lì a godersi l'arietta frizzante del litorale ionico. Negli altri gironi invece, girone A è già qualificata, nel girone E è già qualificata la Campania a punteggio pieno dopo la vittoria per 1-0 di ieri contro la Toscana, mentre resta ancora in bilico la qualificazione del girone A con Calabria e Lombardia che si contendono al primo posto, anche nel girone C con Puglia e Veneto che si contendono al primo posto, eppure nel girone D con Lazio e Provincia di Bolzano che si contendono il primato. Vedete che le altre formazioni non hanno i 9 punti del Friuli Venezia Giulia, che dunque in caso di successo questa sera, e sarà il caso di evitare rischi negli ultimi minuti, Friuli Venezia Giulia rimane imbattuto, quindi andrà a giocare contro una delle possibili seconde. Zolia va giù duro di contrasto, pallone resta in possesso al Molise.
giovedì affronteremo dunque i quarti di finale. Io vi rimando alle trasmissioni di domani per la completa informazione riguardo agli scontri diretti, ai duelli, alle combinazioni dei quarti di finale. Quarti di finale che vivremo sia con gli juniores sia con gli allievi. Sempre tutto in diretta ovviamente su Udinese TV. Ecco l'all black del Friuli Venezia Giulia con Tomadini che si invola sulla fascia. Poi subisce una serie di falli, l'ultimo dei quali viene chiamato dall'arbitro che va ad ammonire Staffieri. Calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia. Va a posizionarsi al Fenore sul primo palo, Zoglia cerca il taglio, rimessa laterale per l'11 di Pecile. Ovviamente anche i ritmi sono blandi, questo è un fallo in attacco invece di Zoglia che ha toccato con la mano anche il pallone. Un Zoglia che ieri è riuscito a combinare poco, anche se poi è stato salvato dai suoi compagni di squadra che hanno risolto il match con la Sardegna, ricordando il colpo da tre punti di Tomadini. Condolo va ad inseguire i centrocampisti molisani e adesso altro break, però neanche Usain Bolt prendeva quel pallone lì, non potevamo chiedere a Zoglia di scattare per recuperare il possesso, lo fa invece Piccolotto con un bel palleggio a centrocampo, con la Zoglia non riesce a mettere in moto al Fenore, ma siamo sempre in possesso. Colussi con la Zoglia smista un pallone su Garzitto, il lancio verso Condolo. Non era male l'idea, ma giochiamo la palla a terra però Garzitto, perché è preferibile. Ultimi minuti di questa Friuli Venezia Giulia contro Molise, partita senza grandissime emozioni, ma che al momento ci vede in vantaggio per 1-0, un successo che ci consente anche di rimanere imbattuti. Madi ha arretrato sulla giocazione. Spedisce il pallone verso la metà campo, intercettato da Collecchia. Molise preme a caccia del pareggio, Tucci allarga verso Gentile. Gentile si impegna ma non riesce a mantenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Si riprenderà con la rimessa da fondo da parte di Malusa. Termine della partita, daremo subito la linea alla regia di Udinese TV per il proseguio delle trasmissioni. Udinese TV che trasmetterà alle 20.30, scusate, la gara 2 tra GSA e Comarche Bergamo per il campionato di serie B maschile di pallacanestro, i playoff, la finale, che mette in palio un posto, un viaggio alle Final Four di Montecatini dell'11 e 12 giugno. E ovviamente nel caso in cui la GSA sia una delle quattro regine della Serie B a Montecatini, noi saremo in diretta per regalarvi le emozioni della finale che vale la promozione in Serie A2. La GSA che da favorita si pone a questa finale playoff dopo aver vinto con un po' di patemi ma con merito anche la gara 1 domenica scorsa, la gara 1 che avete vissuto in diretta dopo la bella prestazione degli juniores. Qui un tiro di Tino rimpallato da Piccolotto, ma Molise ormai sfiduciato non ci crede più. Detta il passaggio Zoglia che prova a battere in velocità Meo, suo avversario diretto. Ecco Zoglia galoppa uno contro tutti, l'airone di Opicina
La riunione di Sistiana, che gioca con il Vesna di Santa Croce, lì a Opicina, non riesce a sfondare, e allora buona voglia cerca di imbastire un'azione, ma un altro passaggio sbagliato e un altro lancio verso Zoglia, però in questo caso era troppo avanzato. Colussi si impegna in contrasto, pallone sempre per il Molise. Tucci non filtra il passaggio verso Di Lullo, questo è Gentile, fa partire un altro cross che Alfenore, ormai stabilmente sulla linea dei centrocampisti, spedisce in fallo laterale. Altro cambio per Pecile, entra il numero 10 Guerra, che ha evidentemente trovato gli scarpini. Guerra che esce al posto di Madi. Madi che prende direttamente la via della panchina, un po' claudicante. Madi, dovremmo verificare le condizioni del giocatore del Lumignacco. Qui Malusa dice: mia, calmi tutti, la prendo io. In campo dunque Guerra, al numero 10 del tricesimo, suo il gol in apertura di partita contro l'Emilia Romagna domenica. Gazzitto va in pressione, ci sono 3 minuti di recupero da disputare ancora qui allo stadio Muscolo di Rocella Ionica. Lancio di Piccolotto a servire Zoglia, non era male l'idea, ma il pallone non raggiunge il centravanti, e poi pallone che arriva innocuo dalle parti di Malusà sul tiro di Di Lullo. 3 minuti di recupero dunque prima di sancire questo risultato, timbrare un'altra gara positiva. Questo è il fallo di Guerra che offre il calcio di punizione al Molise. Mi dicono che dovrebbe essere finita a sovelato tra Emilia Romagna e Sardegna, quindi col successo dell'Emilia Romagna 2-0, ma per l'ufficialità attendiamo ancora, anche perché qui le comunicazioni non sono proprio facilissime. Guerra e anche Zoglia lanciati a casa della palla, arriva per primo però Pescolla, portiere del Molise, che fa ripartire la formazione in maglia bianca. Guerra va a disturbare Buonavoglia, il cui lancio verso Di Lullo troppo sul portiere, e Malusa interviene ancora senza opposizione. Si attende solo il fischio finale dell'arbitro. Fluminense Giulia giocherà giovedì nei quarti di finale del campionato juniores. Domani, vi ricordo, giorno di riposo al torneo delle regioni, un giorno di riposo che sono sicuro mister Pecile utilizzerà facendo allenamento, perché non credo che allenti la tensione solo perché i ragazzi si sono guadagnati la testa di serie nel giorno di qualificazione, anzi è un motivo in più per crederci. Garzitto nel finale aggancia da dietro l'avversario Andrea Gentile, si piglia l'ammonizione. Quindi ultima opportunità per il Molise, che si riversa a pieno organico nell'area di rigore friulana. Sto cross Malusa, attento, c'è un fallo in attacco per Di Lullo che vanifica l'opportunità molisana. Stanno per scadere anche i 3 minuti di recupero e anche la gente sta sfollando dalla tribuna dello stadio Muscolo di Rocella Ionica. Tomadini ferma il pallone e arriva qui il fischio finale. Friuli Venezia Giulia batte Molise 3-0. Resta imbattuta la squadra di Gabriele
Pecile, che dunque è testa di serie nel girone B, e ci raggiunge in diretta anche un, devo dire, soddisfatto Hermes Canciani. Hermes, passiamo il turno con allievi e con juniores, gli juniores imbattuti, a testa di serie molto 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 qualificata. Sì, devo dire, una squadra molto compatta, una squadra molto coesa, come dicevo ieri, oggi non ha rischiato nulla, mister Pecile ha fatto giocare le seconde linee, abbiamo portato a casa un risultato molto importante che ci vede primi nel nostro girone. Adesso vediamo cosa è successo negli altri gironi per affrontare poi la seconda parte. Nota di merito per la squadra degli allievi, che oggi è stata capace di veramente ribaltare una partita che non se l'era compromessa lei, ma purtroppo abbiamo avuto un arbitraggio decisamente non all'altezza, e comunque alla fine è andata molto bene. Ci rivediamo giovedì nei quarti di finale, sarà tutta un'altra storia però. Sì, speriamo di sì, speriamo che la qualità, soprattutto gli arbitraggi, non per lamentarmi o lamentarci, sia decisamente migliore, perché abbiamo visto purtroppo che gli arbitraggi qui sono un po', lasciano un po' a desiderare. Quindi speriamo ci sia un po' di più professionalità da parte di questi e cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Ringraziamo il vicepresidente del Consiglio regionale della Federcalcio. Sulle immagini di Roccella Ionica e della Rocca che domina questo scorcio di Mare Ionio, un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che ci sono rimasti in visione di questo incontro. Ricordiamo, Friuli Venezia Giulia 1, Molise 0, la formazione juniores del mister Pecile avanza ai quarti di finale da imbattuta. Grazie ad Alberto, grazie a Dibe in regia, ci vediamo giovedì.